Benvenuti, bentrovati allo speciale Medicina. Ormai noi tutti siamo abituati ogni giorno a ricordare qualcosa che ricorda qualche altra cosa. C'è la giornata degli abbracci, la giornata addirittura dei calzini spaiati, ma abbiamo anche tanti altri ricordi che riguardano la scienza medica, la divulgazione medico-scientifica, quanto è importante per fare prevenzione. E per avere tante consapevolezze su quello che può essere anche alle volte preoccupante per la nostra salute. Abbiamo la giornata, ora fra quelle che ricordo, sono tantissime, la giornata per ricordare l'endometriosi, per ricordare la sepsi il 13 settembre, che è un'infezione grave del sangue, per ricordare il carcinoma della mammella, il diabete, insomma, sono davvero tante le giornate e servono proprio per destare la attenzione per sensibilizzare argomenti che fanno capo a patologie e a disturbi non poco gravi. Oggi infatti ricorderemo una giornata importantissima, è il 2 aprile che noi sensibilizzeremo questo disturbo che non è altro che l'autismo, molti dicono, però in realtà è la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. E ne parliamo con il dottore Vetro, neuropsichiatra infantile e già direttore della neuropsichiatria dell'ASPE di Agrigento. E allora, dottore Vetro, non, ho sbagliato qualcosa nel dire nella presentazione? No, no, sempre impeccabile. Impeccabile! Allora, dottore Vetro, è bellissima questa maglietta. Che cosa rappresenta quel disegno? Beh, sono. È la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo e rappresenta il mondo, in un certo senso. Ed è importante anche perché una delle cose che riguarda l'autismo oggi. Che è il disturbo dello spettro dell'autismo, la nuova dicitura che è entrata ufficialmente in tutti i documenti, e vediamo che c'è un aumento pazzesco, proprio enorme. Oggi in Italia, stima ufficiale del Ministero della Salute, abbiamo un ragazzo, un bambino, un ragazzo ogni 77 che presenta un disturbo dello spettro. Ma questo dato così forte non è presente solo in un posto o in un altro del mondo, ma è presente in tutto il mondo. Quindi non è legato alla condizione ambientale di un paese o dell'altro, perché aumentano i casi in Italia o in Giappone o in Cina, nei paesi sottosviluppati, nei paesi ricchi. Quindi è un dato complessivo e questo ci deve porre, sicuramente ci deve porre delle domande sul perché. Una delle cose che abbiamo in comune in tutto il mondo è il mondo. E il mondo è fatto di aria e acqua. Aria e acqua che probabilmente sono quei sistemi che probabilmente sono inquinati e questo l'inquinamento probabilmente va a slatentizzare o a sopprimere alcuni geni che probabilmente danno la possibilità che si crei un disturbo. Allora, dottore Vetro, la Lei ha. interrompo un attimo, ritorneremo sull'argomento. Allora, lei ha specificato, rettificato la dicitura autismo in disturbo dello spettro autistico. Ecco, vero è che molti di noi diciamo autismo perché l'abbiamo sempre conosciuta così. Non sappiamo inquadrarla a questo punto, se si tratta di una malattia o di un disturbo. Le parla di geni che comunque a seguito di fattori ambientali interferenti o chissà quali altre condizioni negli scambi genetici, insomma, che avvengono durante la formazione del nostro essere, che è lo zigote, proprio all'inizio del concepimento di un figlio. Evidentemente c'è qualcosa che interferisce sulla regolarità delle nostre informazioni. Ma quindi si tratta in realtà di una malattia o di un disturbo trattabile, curabile, non irreversibile? Penso che sia molto importante questa domanda perché ci permette di chiarire appunto la malattia che cos'è, qualcosa che inizia e finisce, qualcosa che inizia più o meno improvvisamente, subitolamente, ma che finisce comunque o con la guarigione o con la morte
o con delle sequele. L'autismo non è una malattia, è un disturbo, è una condizione, non è nemmeno una sindrome, per questo è il disturbo dello spettro dell'autismo, perché la sindrome per definizione è un insieme di segni e sintomi che definiscono Un quadro anche un complicato, una quadro patologia. clinico, invece no, è un disturbo. Questo è stata anche una scelta politica, da un punto politico-culturale, proprio per abbracciare quante più situazioni possibili, perché abbiamo visto che quando c'è una diagnosi precoce, la diagnosi che avviene in particolare entro i primi 24-36 mesi di vita, quindi se inizia un intervento precoce, l'80% dei casi, arrivati a 5-6 anni, quindi dopo 2-3 anni di lavoro, sono assai 2-3 anni, però in confronto alla vita di una persona non sono assai, anche perché sono decisivi. Dopo 2-3 anni di trattamento acquisiscono il linguaggio o comunque delle modalità di comunicazione. E allora questa dicitura disturbo dello spettro, che è più larga di una malattia, è più larga di una sindrome, permette casi che altrimenti resterebbero fuori di entrare tra quei casi che vanno trattati. Che tra l'altro, perché dico politico e culturale? Perché questo permette di inserire tra i LEA anche situazioni che prima entravano in una situazione di attesa. Quindi vanno trattati anche casi che non hanno tutte le caratteristiche tipiche del disturbo dello spettro, ma che ne presentano alcuni. E questo è il Diciamolo cosa sono i LEA, dottore Vetro. LEA, il livello essenziale di assistenza. Il livello essenziale di assistenza è un acronimo per dire quelle situazioni in cui il Sistema Sanitario Ti Nazionale ha offre? l'obbligo di intervenire, quindi di intervenire con interventi per la prevenzione, per la diagnosi, la terapia e la riabilitazione. Dottore Vetro, quindi in premessa io ho detto che spesso parliamo di prevenzione delle malattie, dei disturbi, delle sindromi, ma nel caso del disturbo dello spettro autistico si può fare prevenzione? Ma forse la prevenzione è primaria, perché abbiamo detto acqua e aria, però non abbiamo delle indicazioni specifiche per Che la vuol dire prevenzione. prevenzione primaria nei confronti di questo È la disturbo? prevenzione primaria che poi non riguarda questo disturbo, riguarda la salute in generale. E Bisogna migliorare andare le indietro, condizioni dottore Vetro, bisogna la qualità dell'aria sicuramente c'entra. Se noi andiamo a vedere quanti microgrammi o forse più, o nanogrammi, microgrammi o forse più di plastica abbiamo nel nostro cervello, non lo Quindi sappiamo. scientificamente è anche imputabile l'aria nei confronti L'aria? dei fattori ambientali che possano poi dare Sicuramente. evidenza del disturbo dello Se spettro lei autistico? considera, noi naturalmente, noi abbiamo nei primi mesi di vita, negli ultimi mesi di vita intrauterina, nei primi mesi di vita extrauterina, nel primo mese, ma comunque nei primi 3 mesi, abbiamo una prevalenza di neuroni eccitatori e di sinapsi eccitatorie. E poi piano piano Le sinapsi cosa sono, dottore Le Vetro? sinapsi sono le connessioni Quelle tra i vari neuroni e in questo caso tra i vari sistemi del nostro cervello, tra le varie aree. Poi c'è piano piano, aumentano le sinapsi inibitorie e c'è un equilibrio fino a una prevalenza netta delle sinapsi inibitorie. Queste sinapsi sono quelle che lei ce la presente un albero di ulivo, un albero, qualsiasi un Sì. albero di ulivo, perché è un albero a cui sono molto affezionato. E In questo momento rappresenta la pace, anche noi, devo dire, molto brava, affezionati all'albero d'olivo. bravissima, ha detto meglio di me quello che volevo dire. Un albero in cui i rami spuntano continuamente, no? Ora entriamo in primavera, c'è proprio una. È una bellezza. E
Il cervello, tra virgolette, delle persone che hanno un disturbo dello spettro dell'autismo, c'è la nascita di nuovi rametti, di nuove foglie, ma non avviene la potatura. Un albero di ulivo, per portare dei buoni frutti, necessita della potatura. Quindi ci sono rami che vengono tagliati, potati, per dare spazio a rami che poi saranno più produttivi. Ecco, l'immagine che mi piace molto riportare, proprio perché dà senso al fatto che noi diciamo è un disturbo neurobiologico, proprio perché è un fatto organico. Praticamente queste giunzioni e questi neuroni che crescono non vengono potati, tra virgolette. Quindi le sinapsi crescono, inibitorie non intervengono. No, ma magari interverranno, però non c'è un equilibrio dinamico come c'è, tra virgolette, nelle persone normotipiche. Crescono tutti. E quindi non si crea una specializzazione, non si crea l'albero di olivo potato, è bello perché ti fa arieggiare alcune parti, altro, ed è poi quello produttivo. Lì non c'è produttività. Non c'è produttività. E quali sono i sintomi, dottore Vetro, del disturbo dello spettro dell'autismo? I sintomi sono, anche lì c'è un arricchimento. Noi abbiamo... diciamo, la cosa principale che le mamme diciamo, osservano è il ritardo nella comparsa del linguaggio. Normalmente il linguaggio ai bambini, la lallazione prima e poi la lallazione raggiunge l'apice attorno ai 8-9 mesi. E a 8-12 mesi incominciano ad essere presenti le prime paroline. Alla fine del secondo anno di vita, entro 24 mesi, già abbiamo almeno 20 parole che permettono di fare tante frasi, esprimere tanti concetti, permettono una comunicazione efficace ai bambini. I bambini con un disturbo dello spettro, i due terzi, forse più dei casi, il linguaggio tarda a comparire. E questo è il primo segno. Accanto a questo sono bambini che non ti guardano in faccia, non ti guardano negli occhi, anche lì è un segnale sempre. Poi il linguaggio, guardare negli occhi, tutti e due significa comunicazione. Certo. E un altro aspetto, sono dei bambini che preferiscono giocare con gli oggetti e non con le persone. E quindi questo significa che sono bravissimi da un punto di vista motorio, hanno una motricità grossolana e fine, spesso eccezionale. Però da un punto di vista, mancando la relazione, la comunicazione, la relazione, mancando la reciprocità sociale, io gioco e poi guardo mia mamma per fare vedere qualcosa di bello che ho costruito, che mi piace, oppure se c'è un momento di aggressività, costruisco la torre, poi la butto a terra e guardo per vedere la reazione. Sì. C'è una relazione forte che si crea, una reciprocità nel gioco. Dottore Vetro, vorrei sapere da lei, che è del mestiere, se è vera quella... chiamiamola diceria tra virgolette, non scientificamente tale almeno, che lo sviluppo neurologico del maschietto fisiologicamente è più lento di quello della femminuccia, quindi magari se il bambino, il maschio, dico, non parla a quell'età in cui dovrebbe parlare, magari non dobbiamo tanto allarmarci. Questa storia è vera? Ma no, è proprio... non mi risulta, cioè, esatto, non ci sono evidenze scientifiche. Allora sono le... ecco, ci le... sono tanti, tra virgolette... Sì. O miti, chiamiamoli miti, o fantasie. O le sorelle delle nonne, magari. Fantasie, infatti. E allora, ritorniamo al disturbo dello spettro autistico, che ci interessa tanto, dottore Vetro. Allora, questa giornata mondiale, il 2 aprile, allora, che cosa vuol significare per voi che siete nel campo operativamente attivi nella divulgazione e nella sensibilizzazione? Che vuol dire far conoscere agli altri quello che esiste, come si agisce, come ci si comporta e ci si relaziona, mm-hmm. non soltanto con questi bambini che diventeranno ragazzi adulti, ma anche con le famiglie, no? Certo, ecco. Certo. Ecco, cosa significa per voi e quanta risposta c'è? Allora, la prima cosa importante è che
Così lei, con questa domanda mi dà l'opportunità di dire, io per ora sto girando le scuole a parlare con i ragazzi, con i bambini, pure con i bambini della scuola dell'infanzia. Penso che di averne incontrate in questi giorni almeno 2.500 bambini, 3.000 in tutta la provincia. Bene. E sono bambini bellissimi che sanno di che cosa parliamo. E questo è importante. Perché è importante? Perché la consapevolezza non è tanto rivolto questo processo rivolto alle famiglie che hanno il problema o alle persone che hanno il disturbo è rivolto agli altri. Perché questo? Perché le persone con un disturbo dello spettro hanno, come si dice, necessitano del rispetto. Ecco. Penso che questa è la parola chiave di cui abbiamo parlato con tutti i bambini, con tutti i ragazzi in questi giorni. Dottore Vetro, la devo interrompere. Allora, rispetto, ha detto bene. In questi giorni c'è stato un accadimento abbastanza, diciamo, triste, proprio nel senso del rispetto. Durante una conferenza in un'aula, una docente ha pregato di far uscire il ragazzo autistico perché dava fastidio durante la sua relazione. Questa lei la incornicia come una mancanza di rispetto o comunque una cosa normale? E che possiamo accettarli questi eventi, questi fatti comportamentali da parte degli altri? Allora, io penso che in questo caso l'informazione... perché c'è stata una sovravalutazione di questo fenomeno, l'informazione non dia conto di quello che effettivamente è la realtà. Penso che sia, ecco, se qualcuno che ha diffuso queste notizie e che fa rimbalzare queste notizie... C'è un video. C'è un video e c'è ripreso, eccetera, eccetera. Non rende un buon servizio nella consapevolezza dell'autismo. Che nei confronti dell'autismo ci siano... ci sia anche la mancanza di conoscenza, quello va bene, però la scuola non è quella che viene fatta vedere in questo video. È una fake news questa, non è la notizia della scuola. La notizia della scuola è quella che comprende, che conosce, che rispetta e quindi questo video fa male. Fa male perché... In realtà non è una fake news, è la verità, è no, successo la davvero. Sarà la dobbiamo far diventare una fake news. No, ma è una fake news genera perché sentimenti non rappresenta una situazione reale. Cosa intende per rispetto nei confronti dei ragazzi o dei bambini che hanno il disturbo dello spettro dell'autismo? Io intendo il rispetto, la prima parte del rispetto è la conoscenza. Cioè, perché tu per rispettare una persona la devi conoscere, altrimenti può diventare commiserazione, può diventare pacca sulla spalla, può diventare un fioretto. No, il rispetto è conoscenza. La conoscenza, appunto, come stavamo parlando poco fa dei primi segnali di autismo, la conoscenza è se questo bambino... per esempio, noi abbiamo detto che gioca da solo, non ti guarda negli occhi, non parla. Un'altra caratteristica è che se c'è una cosa lui la prende, ma non è che la prende per, tra virgolette, rubarla agli altri bambini, ma perché per lui non esiste la relazione, non si mette nella testa degli altri. Scusa, non c'è una intersoggettività, io mi metto nella testa degli altri. Lui ragiona con la sua testa, con un principio di realtà. Lui se vuole una cosa... o se la va a prendere, è un bambino molto autonomo, oppure va a pigliare il braccio della mamma per arrivare dove lui da solo non può arrivare. Cioè, noi diciamo un uso protesico degli altri. Quindi il oppure, primo messaggio di questa giornata mondiale è proprio il rispetto. È il rispetto che la conosce. Quindi io dico, quando c'è un bambino che ti sta pigliando una cosa, non te la sta sicuramente rubando. Lui non parla, ma io parlo. Io parlo e posso parlare, perché quando parliamo, non sto dicendo, io sto parlando io, per un attimo lei è in silenzio, o viceversa quando parla lei. Quindi la comunicazione che significa che dobbiamo parlare tutte e due contemporaneamente, o tutte e due per forza, può parlare anche una sola. Io parlo, so che tu non parli, ma io posso parlare e parlo, ti parlo.
tu non mi guardi negli occhi, ma io ti chiamo e ti dico, oh, guardami, c'è questa... Io non cerco di giocare nel gruppo, però io ti posso pigliare per mano e dico, vieni con me che giochiamo a palla, vieni che facciamo il giro tondo, che giochiamo a pallavolo. Quindi questo voi insegnate nelle scuole agli altri bambini per poter loro interagire con i ragazzi che hanno il disturbo dello spettro autistico. Allora, e poi posso... Sì, velocemente così arriviamo al messaggio finale. Velocemente, questo è importante, sì. E mi ricollego a quello che dicevo all'inizio, cioè sono... se manca la capacità di comunicazione, chiunque di noi quando ha un bisogno cerca di soddisfarlo. Se io non parlo, se io non comunico, non posso comunicare il mio bisogno, ma il bisogno ce l'ho lo stesso. Se voglio dell'acqua e c'è una bottiglietta d'acqua, di chiunque sia, ci vado, me la prendo e bevo. Ma se non la vedo, che non è nel mio campo visivo, non è nel posto dove me l'aspetto che sia, io entro in agitazione, mi agito e mi do botte, mi metto a gridare. Se c'è un rumore fuori che mi dà fastidio, perché c'è una ipersensibilità, spesso una ipersensorialità, e non posso, non dico professoressa chiudi la finestra che c'è il rumore e mi dà fastidio, mi metto a gridare e mi sbatto la testa al muro o mi sdraio per terra. Però ecco la consapevolezza, il bambino non lo fa perché è agitato o perché è violento, ma la fa perché non riesce ad esprimersi. Allora, io che lo conosco, che sono suo compagno di scuola, che sono il suo cuginetto, allora dico, guarda, lo sta facendo, e chiedo, lo sta facendo perché ha un bisogno, vediamo qual è il suo bisogno, così certo. Riusciamo, e questo è il bello della questo consapevolezza. Questo è il bellissimo messaggio della giornata mondiale, no? Della conoscenza e della consapevolezza. Sì, ma questo i bambini lo sanno, per questo dicevo abbiamo dei... Meglio degli adulti. Meglio, perché sono i loro compagni di scuola, sì, i loro compagni di catechismo, e li conoscono, lo sanno, e mi dicono, quando Angelo fa così è perché vuole andare in bagno, non lo può dire signora maestra, ma anche la maestra lo sa. Sono bambini spesso che hanno dei talenti eccezionali. Non lo so, sanno fare operazioni di matematica, hanno una memoria, riescono. Io ho bisogno della rubrica di guardare per conoscere il numero di telefono, loro lo conoscono, sanno fare dei bei disegni, sanno, però non sono in grado di esprimere il loro bisogno. Dobbiamo essere noi bravi ad interpretare che in quel momento c'è. Non solo questo, non sono bambini che dicono io lo so, lo dico io. Però la maestra che conosce il suo bambino, che ha la consapevolezza, crea sa che quello è bravissimo a fare le divisioni con due cifre, e dice, Francesco, fai questa... questo. Non solo Francesco migliora la sua autostima, è in grado di farlo, ma Francesco diventa un compagno in cui andare a guardare, a sbirciare come ha fatto. E ha un ruolo positivo, e la consapevolezza è questo. Non sei tu che devi... tra virgolette, migliorare, ma sono io che devo cercare di fare in modo di fare venire fuori le tue competenze, le tue capacità, e cercare la comunicazione non dipende solo da te, dipende anche da me. Sei inefficace, forse io sono stato inefficace, vediamo che cosa posso fare. Bellissimo messaggio. E allora, per concludere la trasmissione, velocemente, al pubblico che ci sta ascoltando e vedendo. Velocemente, autismo deriva da una parola greca che significa chiusi in se stessi. Noi proponiamo una passeggiata il martedì 9 aprile alle 9 davanti al Tempio di Genova. Io dico sempre il 2 aprile, quindi ho sbagliato. È il 9 aprile, rettifico. Allora, il 2 aprile, la giornata mondiale, è il 2 aprile. Oh, però è il 9 la passeggiata. Però, siccome è l'indomani di Pasquetta, le scuole sono chiuse. Anche perché aderiscono tantissime scuole. Aderiscono tantissime scuole. C'è la dottoressa Buffa, il nostro provveditore, che ha invitato tutte le scuole a aderire. E la facciamo martedì 9 aprile. E la facciamo, la passeggiata si fa assieme, tante persone, non so quanti saremo, poco assai, ma saremo sempre tanti. E il contrario di autismo è insieme. Insieme. Questa è grazie, dottore Vetro, alle sue belle parole, a come ci spiega certi disturbi che per noi possono essere difficili da capire o da interpretare.
E il messaggio che è arrivato da parte sua è importantissimo, quindi non deve migliorare il comportamento, il ragazzo, il bambino Quello affetto da pure disturbo. dobbiamo tendere che No, no, migliori, dobbiamo. sì, per carità, dal punto di vista generale, non dal punto di vista delle attitudini, dove è più propenso, dove ci sarà l'insegnante, il genitore ad incentivare la sua predisposizione ad eccellere in qualche programma particolare. No, dicevo che lui non dovrà migliorare il suo bisogno di espressione, ma siamo noi che dobbiamo migliorare il no e adeguarci e aiutare nell'interpretazione colui il quale o colei la quale è affetta da disturbo dello spettro dell'autismo. Quindi questo messaggio arriva direttamente a noi e faremo il possibile, dottore Vetro, per imparare ancora di più queste tante piccole perle di saggezza. Dica l'ultima, che cosa voleva dire, cosa c'è scritto? Giornata mondiale, Mondiale. ecco, nel mese di aprile saremo assieme a milioni e milioni di persone a dire che possiamo sicuramente migliorare la vita di tutti La noi, nostra è convivenza. la nostra comunità, la vita di tutti noi ed è bellissimo che i bambini in particolare, i ragazzi, trovano delle persone, i loro docenti, i loro amici. E In trovano questo percorso anche no, anche insieme. perché no, anche questa televisione che ogni anno dà un grande contributo a fare conoscere queste tematiche, un grande contributo alla giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Grazie, dottore Vetro. Allora ci vediamo tutti il 9 aprile. Dove si parte per Tempio di questo Giunone, ingresso Tempio di Giunone, ingresso Tempio di alle Giunone? A che ora? 9, alle 9. Alle 9 di mattina, tutti insieme nella consapevolezza dell'autismo o disturbo dello spettro dell'autismo. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata. Ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain.